Nel recupero della prima giornata di ritorno, blitz esterno del Pineto sul campo del Castelnuovo, con il risultato finale di 1-2. Partita gagliarda, divertente e ricca di emozioni. Decisive le marcature di Romano dal dischetto e di Barlafante nella ripresa. A nulla serve il gol del momentaneo pareggio di Foglia. Pronti via, il Pineto si rende subito pericoloso. Al terzo minuto di gioco, Barlafante si fa agganciare all'interno dell'area di rigore da Orlando. Il direttore di gara non esita ed indica il dischetto. Un minuto dopo si presenta Romano dagli 11 metri, glaciale, con un destro secco a spiazzare Natale e siglare il vantaggio dei biancazzurri. Risponde alla formazione di casa con Bubalo, che viene servito vicino al limite dell'area, sinistro a giro. Mercorelli si rende protagonista di una super parata. Nel successivo calcio d'angolo, i neroverdi trovano la rete del pareggio con Foglia, che raccoglie la battuta corta, si accentra e con una conclusione sul primo palo rimette il risultato in equilibrio. Al 22esimo gli uomini di mister Amaulo sfiorano il secondo vantaggio della gara. Dalla destra della quercia pennella molto bene per Barlafante, che però stampa la sfera sulla traversa. Al 25esimo anche la squadra di casa si rende pericolosissima. San Severino, privo di marcatura, tenta un destro velenosissimo ma la palla colpisce la traversa. Al 39esimo il Castelnuovo va vicino al vantaggio. Contropiede scaturito da un ottimo passaggio di Emili. D'Egidio prende palla sulla sinistra, si accentra, ma il tiro è troppo debole per impensierire Mercorelli. Nella ripresa la gara rimane scoppiettante come era stata nella prima frazione. Tanta intensità da parte di entrambe le squadre. Al 53esimo il Pineto si fa vedere in avanti con un'ottima manovra offensiva. Minincleri serve un cioccolatino per Barlafante. Ancora biancazzurri a mettere paura alla difesa di casa. Della Quercia effettua un traversone dentro l'area di rigore. Al 65esimo il Castelnuovo si fa rivedere nella zona di Mercorelli. Cross dalla sinistra sul secondo palo. Un rimpallo favorisce Pulsoni, che prova la rovesciata ma la palla sorvola la traversa. Al 73esimo il Pineto torna in vantaggio. Minella prolunga molto bene per Barlafante. Il numero 21 galoppa sulla sinistra e con un sinistro ad incrociare batte Natale e fa 1-2 per i biancazzurri. Risponde il Castelnuovo al 78esimo sugli sviluppi di un calcio d'angolo. D'Egidio tenta una conclusione da distanza siderale. Mercorelli si fa trovare pronto e blocca la sfera. Nei minuti di recupero il Castelnuovo rimane anche in 10 uomini per l'espulsione del neoentrato Camilleri. Tanto nervosismo, ma non succede più nulla. Il Pineto batte il Castelnuovo per 1-2 e sale a quota 32 punti in classifica, mentre i neroverdi perdono una ghiotta occasione di riscatto dopo una prima parte di campionato difficile. Era fondamentale anche quella di oggi. Ogni partita per noi, l'ho detto ai ragazzi, è come se fosse una finale di Coppa dei Campioni. Noi dobbiamo racimolare in questo momento punti da tutte le parti, perché ne abbiamo bisogno, ma per il morale, per tutto quanto. Quindi è vero sì che domenica è uno scontro diretto e dobbiamo essere presenti in mezzo al campo con il cuore, con la testa. È stata secondo me una bella gara, noi cercavamo continuità di risultati e di prestazione. Oggi su un campo magari dove si poteva giocare la palla, la squadra secondo me ha fatto ottime trame di gioco e nella seconda frazione mi hanno ascoltato, abbiamo avuto pazienza nel girare la palla e trovare l'imbucata giusta, quindi abbiamo creato 3-4 opportunità importanti, quindi per quello visto nella seconda frazione abbiamo meritato la vittoria. La prima parte della gara è stata equilibrata, c'è stata una grande reazione del Castelnuovo che ha pareggiato e ci ha messo in difficoltà con qualche tiro dalla distanza. D'altronde, nonostante le difficoltà di classifica, secondo me Castelnuovo è un'ottima squadra e gioca un bel calcio. E noi siamo stati abili in un campo difficile.